Buonasera a tutti e ho l'onore e il piacere di portare i saluti miei personali come sindaco della città di Montecatini Terme, ma anche a nome di tutta l'amministrazione comunale che ho l'onore di rappresentare, a questa altra nuova occasione di musica e di bellezza organizzata dall'Accademia Musicale Ruggero Leoncavallo con le note musica del professor Tavanti, che saluto e ringrazio nuovamente per queste opportunità che dà alla città, anche accompagnato dal famoso flautista Arcadio Baracchi. Sarà una bellissima serata dopo il successo del concerto del 1º maggio con oltre 6.000 visualizzazioni sui social e addirittura oltre 11.000 persone che si sono interessate e avvicinate alla diretta. Stasera, appunto, abbiamo l'occasione e il piacere di assistere a un'altra serata musicale. Ringrazio assolutamente le Terme di Montecatini che ci concedono l'opportunità di mostrare, oltre alla bellezza della musica, anche la magnificenza dei nostri stabilimenti termali e ci ricordano che Montecatini Terme è la città del benessere e della bellezza e ben si sposano eventi musicali di alto livello come questo proprio con la vocazione della nostra cittadina. Grazie a tutti, buona serata, buon concerto, grazie all'Accademia Ruggero Leoncavallo, la nostra amministrazione è onorata che ci siano eventi e occasioni di questo tipo, soprattutto in un momento così difficile come quello che sta attraversando il popolo italiano, credo sia opportuno ripartire dal bello e dalla musica. Buonasera a tutti, bentrovati. Devo dire che è un piacere, oltre che un onore, per il sottoscritto, dal Presidente della Provincia, fare un caloroso augurio per questa iniziativa musicale che si terrà domenica 17, idealmente dal tettuccio di Montecatini, alle ore 18:30, con un programma musicale che ci riporta, diciamo, a pieno titolo, anche se attraverso una piattaforma tecnologica, nello spirito della musica, cioè quello di stare insieme, quello di inventare modalità assolutamente nuove con cui rappresentare anche le libere espressioni artistiche che più tradizionalmente si servono del contatto fisico anche attraverso i nuovi strumenti tecnologici. È una frontiera che ci troviamo a sfidare. Mi fa un grande piacere che l'Accademia Ruggero Leoncavallo, che è il soggetto organizzatore di questa iniziativa, ci proponga un concerto che va in questa direzione, quindi ripeto, un'esperienza innovativa, ma anche leggo dal programma della serata ispirata a temi che richiamano al valore della natura. Quindi, da una parte, la necessità di rimanere per il momento costretti in un ambito che è quello che ci tiene un po' imprigionati da qualche tempo, la sfida di voler andare avanti, diciamo, nella ricerca di una normalità che ci auspichiamo venga recuperata al più presto, ma anche i temi che richiamano la natura attraverso la musica, che sono quelli che presumibilmente ci offriranno anche l'ancora di salvezza più convincente una volta uscita da questa fase estremamente problematica. Quindi un grazie di cuore all'Accademia Ruggero Leoncavallo, un grande augurio all'amministrazione di Montecatini Terme che sostiene l'iniziativa, un grazie a tutti voi che ascoltate e che condividete con noi questo momento di forte innovatività e di forte vicinanza rispetto al mondo della musica. Buonasera a tutti gli amici della città di Montecatini e delle Terme di Montecatini. Dopo il concerto mandato in diretta streaming il 1º maggio, oggi per un nuovo concerto di Terme e Musica siamo al Tettuccio. È un miracolo, attendendo che anche il pubblico degli amici, gli affezionati delle Terme Montecatini possa presenziare, speriamo quanto prima. Trasmetteremo dalla Sala Portoghesi un concerto che si fregerà del grande nome del flautista Arcadio Baracchi. Come consuetudine nei concerti live, nei concerti dal vivo, con la presenza affettuosa del pubblico delle Terme Montecatini, illustrerò brevemente il programma. Inizieremo con un brano di Chopin, ma non come si penserebbe, un brano pianistico.
È un brano per flauto e pianoforte che viene attribuito a Chopin, cioè le variazioni su un tema della Cenerentola di Rossini. È noto che Chopin era un affezionato di Rossini, amava, soprattutto nel periodo degli studi al Conservatorio di Varsavia, amava la musica di Rossini incredibilmente. Per cui abbiamo queste variazioni su questo tema dall'opera Cenerentola che vengono attribuite al grande genio polacco. Il concerto proseguirà con Il vento di Giulio Bricialdi, il compositore ternano del nostro Ottocento strumentale italiano. È un brano onomatopeico
evocante la natura, natura che si sposa con questa oasi di relax e benessere, qual è appunto le Terme di Montecatini. Un brano pirotecnico dal virtuosismo incredibile, appunto, che esalterà le doti flautistiche di Arcadio Baracchi, che evoca questo vento impetuoso dove ogni tanto sorge qualche melodia di ispirazione tipicamente melodrammatica. Thank you.
Tra i tanti affezionati delle terme di Montecatini abbiamo Stanislao Gastaldon. Chi era costui? Costui, musicista torinese, fu celebre per un best seller che piaceva tanto ai teenager fino all'Ottocento, Musica proibita, una melodia, una canzone appunto di ispirazione amorosa di cui era autore sia di musica che di parole, e per le parole aveva assunto lo pseudonimo di Flick Flock. È un'aria del 1881 che Arcadio Baracchi vi eseguirà in una versione flautistica dell'epoca. Thank you.
terme natura, ma anche classicità, come evoca questa bellissima piazzetta all'interno dello stabilimento Il Tettuccio. Classicità evocata dal preludio di Debussy del primo libro Danses de Delphes, Le danzatrici di Delfi. Infatti Debussy in questo brano rievoca, suggerisce, in quanto il preludio, come tutti gli altri preludi, non antepone il titolo al brano, ma lo pospone in fondo, dopo l'ultima nota, preceduto da alcuni puntini, quasi a voler suggerire semplicemente il tema dominante del brano. Danses de Delphes è ispirato a un frammento di statua che vide Debussy in una fotografia, e questo frammento di statua apparteneva appunto al Tempio di Apollo a Delfi. Proseguiamo su quest'onda di mitologia e classicità e ambiente parnassiano con il Syrinx, sempre di Debussy, per flauto solo. Syrinx che evoca un po' il mito di Pan, in effetti Debussy lo aveva composto per un lavoro teatrale ispirato al mito di Psiche. A Debussy non piaceva molto questo mito perché era un pochino abusato secondo lui, quindi ci mise molto tempo per comporre questo brevissimo brano che dura circa 3 minuti, che in un primo momento si doveva chiamare il flauto di Pan, perché descriveva appunto la morte del dio Pan. Successivamente, per evitare un po' di confusione con analoghi brani che aveva scritto che si ispiravano a Pan, fu chiamato Syrinx. Thank you.
Il concerto si conclude all'insegna del virtuosismo con l'Usignola Polka di Ernesto Köhler, un musicista italiano della fine dell'Ottocento italiano, nome boemo, il padre infatti veniva da quelle terre là, anche sobrano di virtuosismo estremo che Arcadio Baracchi renderà al massimo delle sue capacità virtuosistiche che avete già apprezzato nei brani precedenti. Si conclude questo concerto, i ringraziamenti sono d'obbligo innanzitutto alla società Terra di Motricani che ha messo a disposizione questo ambiente che speriamo al più presto si riapra per la gioia di tutti gli ammiratori, gli estimatori e gli amanti di questo splendido angolo della terra. Ringraziamo il sindaco Baroncini della città di Montecatini e il direttore di regia Luca Tavanti.